Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro un vecchio gioco che ha lietato le mie giornate un po' di anni fa. L'avete riconosciuto subito, penso. Stiamo parlando di GTA San Andreas. Facciamo subito una partitina. L'ho appena installato. Quindi sto all'inizio. Visto che appunto il 17 settembre, come voi tutti saprete, uscirà il seguito, quindi GTA 5, ho deciso di fare un piccolo gameplay su San Andreas. Vedete il nostro Carl Johnson. Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with. Facciamoci un bel giretto con la nostra BMX. Comunque ragazzi, quanto divertimento con questo gioco. GTA San Andreas è uscito nel 2004 per PlayStation 2 e nel 2005 per Xbox e PC. Facciamo un po' di impennata. Ok. Beh, dai, cambiamo auto. Prendiamoci questa. Remember, heroes get killed. Pure io ci sto giocando su PC, ragazzi. Questa scorciatoia la facevo sempre. Ecco i ballas, i nostri acerrimi nemici. Mi ricordo che avevo moddato questo gioco all'inverosimile. C'erano parecchi mod per cambiare le armi, le auto, le moto. Avevo messo le auto reali, tipo la Lamborghini, la Porsche, la Ferrari. Comunque dai, anche così è comunque invecchiato bene come gioco. Mi ricordo che proprio le missioni erano le ultime cose che facevo, anche se comunque l'ho finito. Ed ecco la collina di Vinewood. Mi divertivo andare girando per le campagne anche, che se vedete adesso vi faccio vedere la mappa. Ok, ci siamo infossati. Guardate la mappa, questa è tutta la mappa di San Andreas, ragazzi. Infatti erano presenti tre città: Los Santos, San Fierro, che sarebbe San Francisco, Los Santos sarebbe Los Angeles, e Las Venturas, che sarebbe Las Vegas. Mentre in GTA 5 avremo solo la città di Los Santos, però sarà molto più grande e avremo sempre la campagna. Quanto è bello questo gioco! Io! Ehi, brutto stronzo. Come ti permetti di mettermi sotto, eh? Ehi, c'era un tuo gemello su una bici. Abbiamo stazione radio. Chiamo Radio X, che era la radio rock. Che gioco.
Aiuto! Ci andiamo un po' in retromarcia. Dai, fatemi passare. Cioè, guardate che bella la campagna qui, le zone di periferia. Ok, abbiamo fatto un errorino. Ragazzi, sono una schiappa. Olè! Questo mi ha seguito. Aio, me la sono cavata pelo pelo. Pochissima vita. Dai, zitto. Ok. Tu che hai da guardare? Quanto è bello questo gioco. Mi sembra che in questo gioco all'inizio erano bloccate le altre... Aia! In altre città. Bisognava andare avanti con le missioni e poi si sbloccavano. Ma facciamoci un giretto sulla spiaggia, dai. Facciamo un tuffo in mare? Bellissimo. Qui mi ricordo che l'avevo fatto super pompato CJ. Invece adesso è uno stecchino. Si è già stancato. Comunque, vabbè, penso che tutti lo conosciate, tutti l'abbiate giocato e tutti l'abbiate amato. Forse, beh, ci sarà anche qualcuno che l'ha odiato come gioco, però io personalmente non sono tra questi, io l'ho adorato. E niente, spero che questo video vi sia, non dico piaciuto perché alla fine ho fatto schifo, ma più che altro vi abbia rievocato dei piacevoli ricordi. Sentite che bella musica. Andiamo un po' contromano. Un pullman, quanto mi piaceva guidare i pullman. Siamo nell'aeroporto, ragazzi. Ma non penso di poter prendere gli aerei già da adesso. Poi appunto una cosa che non ho detto, che vabbè, penso che la sappiate tutti. Oltre alle auto, alle biciclette, si possono portare le moto, i camion, pullman, elicotteri e aerei. Qui c'era l'idra. Era stupendo. Ehi, maledetto.
la pala addirittura. Ecco qui l'aereo. C'è l'aereo, l'aeroporto. Non mi ricordo come si fa ad entrare. Mamma mia. Niente, non mi ricordo, ragazzi. Devo farmi in giro con l'aereo. Vabbè, spero che questo video quindi abbia suscitato in voi dei ricordi. Adesso morirò facendo a botte con questo. Dai, picchiami. Ah, addirittura con la pistola. Perfetto. Molto bene, ragazzi, con questo è tutto e ci rivedremo al prossimo video. Spero di farne uno al più presto, perché sono un po' impossibilitato, visto che a breve ritorno in Puglia e ritorno alla casa al mare, dove non ho né internet né un PC più performante per uploadare i video. E niente, Carl Johnson vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.